guardiamo Cenerentola. Ma certo, figliolo, intendi dire quel film in cui delle aspiranti principessine psicopatiche si amputano i piedi? Benvenuti su WatchMojo Italia. Allora, per una top 5 di 5 film d'animazione, avevamo visto film e basta. Oggi andiamo appunto sull'animato tra i più celebri di sempre, soprattutto per i più piccini, che purtroppo lasciano indietro, però tagliandolo bellamente, il vero finale delle storie da cui sono tratti, siano esse fiabe o racconti scritti evidentemente non tanto con l'intento di essere raccontati ai bimbi per dargli la buonanotte, ma per deviare le loro menti in modo tale che crescano come dei sanissimi dissociati morbosi. Chiaramente tra Fratelli Grimm e Company sapete un pochino cosa aspettarvi. Oggi purtroppo però viviamo in un'era perbenista in cui pare stia brutto far morire sbudellata una principessa delle fiabe, e qui le fanno tutte quante baciare col principessino e via. E andiamo alla numero 5 con Cenerentola in versione revenge movie. Don't fuck with Cinderella, il titolo alternativo, quello del racconto versione Fratelli Grimm, appunto, in cui Cenerentola perde sì la scarpetta, ma perde anche ogni cognizione di decenza umana, poi sbroccando come una matta contro le sorellastre, che è vero, la perseguitano dalla mattina alla sera, ok? E nel mentre, come accennavo prima, tra l'altro si tagliano parti dei piedi per far calzare la scarpetta. Chiaramente, no? Chi di noi, dopo aver comprato, che so, un cappellino troppo stretto, non si è mai amputato mezzo cranio per farlo calzare, ovvio. Ma Cenerentola, ecco, fatta smattata dalle sorelle, ordina alle sue colombe domestiche di mangiare loro gli occhi, beccandoli fino a che poi non restano cieche o morte. E vissero tutti mutilati e contenti. E alla numero 4, Rapunzele in versione Fratelli Coen, più che anche Grimm, considerando che è del famigerato duo la storia originale. Rapunzel resta incinta nella torre, e quando la matrigna, la strega, la scopre, le taglia i capelli e la manda in esilio, lasciandola partorire tra atroci sofferenze, sperduta nella foresta, mentre il principe la va a visitare, scoprendo che quella nella torre non c'è più, per la disperazione si suicida gettandosi dalla torre, ma cadendo da 70 metri, pur fracassandosi quasi tutti gli arti, non muore, perché atterra più o meno soffice su un cespuglio, sì, di rovi però, di faccia ci atterra, che si conficcano dritti nei suoi occhi accecandolo. Poi rincontra Rapunzele e riottiene la vista, sì, ma quel finale veramente troppo politicamente corretto, potevano farla finire la caduta, che era molto più stiloso. Alla numero 3, Mowgli, peggio di Liam Neeson in Io vi troverò. Sapete, il film è basato sul racconto di fine 800 di Kipling, che certo era anche lui un tipetto abbastanza discutibile sotto innumerevoli punti di vista, anche umani e idee su colonialismo, razza, ma ecco. Racconto questo tutto pro natura, o meglio, il seguito della prima parte del racconto, perché non so se sapete, ma esiste dell'avventura di Mowgli, noto anche come Il libro della giungla 2, La vendetta, in cui Mowgli viene cacciato dal villaggio in cui era andato alla fine della prima parte, accusato di stregoneria per via del suo parlare con gli animali. Allora, in esilio, decide di vendicarsi e quando scopre che gli uomini hanno intenzione di uccidere i suoi amici animali della giungla, organizza un plotone della morte di elefanti e tigri con cui macina l'intero villaggio, devastando tutto, per poi cibarsi delle carni degli uomini. No, scusate, questa parte ce la stavo aggiungendo io alla fine, ma direi che ci sta assolutamente bene. All the bare necessities, the simple bare necessities. Alla numero 2, Ariel ritorna a far parte del mare, poetico, quando si scioglie in una poltiglia schiumosa, esatto, altro che granchi canterini, bei principini e buone intenzioni. Uno, Ariel si fa polla come una demente dal contratto di Ursula, ma questo lo sappiamo tutti, resta appunto senza voce. Ma due, almeno come voleva anche nella storia classica della Disney, diventa sì umana, peccato che nel film non mostrino la parte più interessante della mutazione, che è tipo un film di Cronenberg. Nella fiaba di Hans Andersen, infatti, questa viene descritta nei minimi dettagli, e giustamente direi, perché se ci pensate stiamo parlando di una donna che perde metà del corpo e al posto le crescono delle gambe. Nel racconto è descritto come un dolore disumano, come se fosse squartata da una spada in fiamme, e ottenute le gambe non le sente come sue, soffrendo per intere settimane. Il principe poi si innamora di un'altra e lei ha la possibilità di tornare normale sirena senza soffrire, ammazzando il principe, ma visto che non ci riesce si dissolve in schiuma come se bagnata da acido muriatico. Ora, questa cosa dell'acido muriatico, anche questa me la sono inventata io come paragone, però direi che considerando il resto è sensato. La sua anima poi viaggia in eterno felice come parte del mare. Ma che bel finale! No,
E alla numero 1, Mulan più tragedia greca che leggenda cinese. Non so se lo sapete, ma Mulan non se l'ha inventata ovviamente la Disney. Viene dal personaggio, al confine tra poca fattualità, non si sa bene, storica e leggenda, di Hua Mulan, della mitologia cinese appunto, protagonista della ballata di Mulan e varie reinterpretazioni come quella del 1600, che comunque finiscono tutte tipo malissimo. Perché sì, Mulan combatte contro gli Unni, anzi con un ruolo ancora più importante di quello visto nel film, nel senso gestisce a un certo punto varie armate, il tutto nascondendo il suo essere donna, diventa un condottiero celeberto. Ma quando a fine guerra sta per ricevere tutti gli onori del caso e un rango sociale di spicco, decide invece di lasciare tutto e tornare a casa per rivedere finalmente il padre malato. Ora che può, dopo tutti questi anni. Ma ecco, il padre però è poco vivo, e quando Mulan lo scopre decide che la cosa migliore da fare è sbudellarsi con la sua spada sulla tomba del genitore. Poi arriva il generale sulla tomba dove trova Mulan sbudellata, la riconosce come donna e la rispetta ancora di più per essersi suicidata. Come se in pratica si fosse degnamente autopunita del suo non aver rivelato che era una... Che cazzo di storia è? Allora, spero che vi sia piaciuta questa mini lista e ci vediamo domani per altri video.